L'anno nuovo inizia con qualche novità anche per Intellisfera. Più nello specifico, novità che riguarderanno prioritariamente i contenuti offerti tramite i podcast e il canale YouTube. Tra le più significative c'è la presentazione di un nuovo podcast dal titolo OSINT 2049. Ma da dove deriva questo titolo e cosa vuole significare? Prima di tutto diciamo che nel 2022 sono diventati 27 i miei anni di carriera in ambito OSINT. 27 anni in cui mi sono occupato professionalmente, praticamente in maniera ininterrotta, di intelligence delle fonti aperte. Riflettendo su queste cifre, non si può non fare mente locale sulle cose che in questi anni sono cambiate nel campo dell'open source intelligence e, d'altro canto, sulle cose che invece sono rimaste come ai tempi ormai di quasi 30 anni fa. È cambiata senza dubbio la potenza mediatica di OSINT, così come sono cambiate le sue applicazioni e di conseguenza i mercati di destinazione di quelle applicazioni. A fronte di un atteso sbilanciamento sulle applicazioni più tipicamente intelligence e quindi strategiche, c'è stata una chiara deriva verso applicazioni tecnomediali, prioritariamente riconducibili agli aspetti, diciamo così, operazionali dell'universo internet e dei vari network sociali in esso attivi. Il cuore della disciplina sembra invece non aver subito alcuna evoluzione o innovazione significativa, così come invece personalmente in questi anni ho sempre auspicato. Certo, le evoluzioni disciplinari, sistemiche, probabilmente richiedono molto più tempo di quelle che concernono invece le applicazioni. Ma tant'è, resta il fatto che OSINT merita ancora un costrutto disciplinare proprietario, formale e robusto, oggi come 27 anni fa. Ragionando su questi elementi, mi sono reso conto che forse è tempo di volgere lo sguardo non già al passato o al presente di OSINT, ma al suo futuro. Probabilmente, infatti, per avviare un processo di innovazione teoretica e disciplinare, può essere utile spendere un po' di risorse nel tentativo di costruzione di un esperimento di visione, cioè di ciò che potrà essere OSINT tra altri 27 anni. Da qui nasce quel 2049 evocato nel titolo del podcast. Poniamoci cioè oggi al centro, ipotetico e arbitrario, di un'altra altrettanto ipotetica storia di OSINT e proviamo a pensare a cosa sarà l'OSINT tra 27 anni. O a cosa ne sarà di OSINT tra 27 anni. L'obiettivo di questo nuovo format è il tentativo di enumerare e, se sarà possibile, descrivere quali possono essere gli indicatori da tener d'occhio per tentare questo esperimento di visione, di proiezione disciplinare dell'intelligence delle fonti aperte, di qui a quasi 30 anni. Non sto parlando certo di un esercizio di previsione, non complichiamoci la vita, ma semplicemente di visione. Una visione progettuale, per essere più precisi. Dunque, la domanda effettiva non è cosa sarà OSINT nel 2049, ma bensì, dato l'attuale contesto e la sua evoluzione prevedibile, cosa vorremmo che fosse OSINT nel 2049? E di conseguenza, quali sono gli interventi ragionevolmente utili per indirizzarci verso quel risultato, verso quel futuro? Le variabili in gioco sono ovviamente moltissime, cosa che complica ulteriormente il nostro esercizio. In più, a distanza di 30 anni, difficilmente si vanno a valutare le previsioni fatte 30 anni prima. E questo è un ulteriore elemento che potenzialmente è in grado di minare la validità di tutta l'operazione. Però non è detto che le problematiche affrontate in questa specie di esercizio non possano invece risultare utili a scadenze molto più brevi, diciamo dai 2 ai 5 anni. Da parte mia, che tra 27 anni avrò compiuto 76 anni, prometto fin d'ora che nel 2049, se le ovvie ragioni tecniche me lo permetteranno, riassumerò queste considerazioni per valutare se almeno in quello che all'epoca sarà stato un lontano 2022 avevano qualche senso. Diversamente, se la famigerata memoria di internet lo permetterà, i posteri lo decideranno. Nell'immediato invece vi do appuntamento ai prossimi podcast di OSINT 2049 e vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e al canale Telegram di Intellisfera per
per rimanere informati sui prossimi contenuti. A presto!